Ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale. C'è grande attesa per quello che potranno rappresentare per la Campania e soprattutto per la città di Napoli le Universiadi del 2019. Questo è lo spunto che ci consente di intervistare un personaggio autorevolissimo come il professore Raimondo Pasquino, che è il presidente dell'Agenzia regionale proprio per le Universiadi. Grazie intanto professore. Grazie a lei, Ovviamente grazie a non ha lei. bisogno di presentazioni, perché ricordo che il professore Pasquino è stato tra le altre cose rettore dell'Università di Salerno, è stato presidente del Consiglio Comunale di Napoli nel primo mandato del sindaco De Magistris e oggi si occupa anche di trasporti perché è commissario straordinario del CSTP, l'azienda salernitana per la mobilità, appunto. Intanto professore, grazie per la sua disponibilità. Dicevo delle Grazie. Universiadi. Allora, intanto chiaramente mancano 3 anni, però il vostro gruppo di lavoro diventa già operativo adesso con l'ultima nomina anche del direttore Basile. Ma professore, che cosa possono rappresentare le Universiadi per la Campania, secondo lei? Innanzitutto un'occasione di sviluppo culturale, turistico, sportivo ed economico dei territori su cui ci sarà la ricaduta della presenza di un così folto numero di atleti e di dirigenti internazionali. Non ci dimentichiamo che le universiadi sono le olimpiadi applicate alle università, cioè sono universalmente gli atleti che hanno la caratteristica di essere atleti di valore, e a questo proposito vorrei ricordare che nel 78 Mennea fece in Messico, a Città del Messico, il record mondiale che è durato tanti anni in occasione proprio delle Università di Città del Messico. Quindi sono manifestazioni sportive di altissimo livello, l'opportunità di farle in Campania in merito di una occasione storica, il presidente De Luca, che ha capito da subito l'importanza di questa manifestazione, il presidente della CRUI dei rettori italiani, che è il rettore della Federico II, quindi dell'Università di Napoli, e l'avvocato Lentini, presidente del CUSI, che è l'organismo sportivo preposto ai rapporti con la FISO. Ecco, naturalmente c'è grande attesa soprattutto per i finanziamenti che saranno impegnati per questo importante appuntamento. C'è il pericolo che insomma, i fondi vengano dirottati soltanto su Napoli e vengano dimenticate le altre zone della Campania, soprattutto le zone interne. Insomma, c'è sempre questo timore quando si parla di investimenti. Io credo che la presenza di De Luca come presidente della regione, del direttore generale che ha una sua origine avellinese, oltre che aver lavorato nell'Università di Salerno, ed una presenza di dirigenti regionali che guardano al risultato sportivo e al risultato della distribuzione delle attività su tutto il territorio regionale, io credo che questo pericolo, che pur sussiste sempre perché ognuno pensa di poter utilizzare i fondi a proprio vantaggio, non ci sia, cioè c'è chiarezza sul fatto che debbano essere considerate anche le altre province, oltre che la provincia di Napoli, la città e la provincia di Napoli. Ecco, intanto per quanto riguarda gli impianti sportivi, che tipo di interventi sono immaginabili? Dicevo, con la nomina di Basile ormai la sua struttura è diventata operativa, ma qual è il piano che porterete avanti, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica? Beh, c'è un problema di ristrutturazione, c'è un problema di adeguamento rispetto alla normativa internazionale. Ovviamente dipende dove si andranno a definire poi l'allocazione delle finali e quindi delle attività complete, dei percorsi, degli sport che sono previsti, le 14 federazioni che sono interessate, più 3 di scelta del Comitato regionale della Campania, e quindi questi saranno impianti vivisezionati dal punto di vista tecnico e della capacità di accogliere sia il pubblico che gli atleti. Ecco, tornando al vostro piano, quali saranno le linee guida, se vogliamo, insomma, su cosa, sarà concentrata la vostra attenzione? No, le nostre linee guida saranno quelle che già tracciate dall'accordo e quindi dal contratto firmato con la FISU, con la Federazione Internazionale Sport Universitari, che ha fissato delle linee ben definite e ben precise. Per cui, per
nelle schede dove si pensa di utilizzare gli impianti, ci sono impianti da utilizzare per le attività di allenamenti, degli sport e attività dove si dovranno tenere le gare agonistiche. Ovviamente adesso ci sarà la fase in cui queste, dopo l'accordo che la Regione ha fatto con il Ministero per poter utilizzare i fondi europei, adesso bisognerà formulare quelle schede tecniche di dettaglio che portino ad interventi precisi e che possano essere realizzati questi interventi nel tempo che resta da ora fino a luglio 2019. Ecco, che tipo di rapporto, Presidente, avrete con gli enti locali? Saranno coinvolti ad esempio i comuni? Per forza dovranno essere coinvolte, anche perché se c'è bisogno di autorizzazione devono essere i comuni. Il problema, la prima fase è quella di far capire che non c'è un assalto alla dirigenza, che i soldi per i finanziamenti sono contingentati e che le priorità dovranno essere scelte in funzione delle esigenze che sono legate agli sport, ma anche ad una equa distribuzione delle risorse sul territorio regionale. Ecco, intanto, Presidente, con il CONI Campano, con il Presidente Sibilia, che tipo di rapporto avete allacciato e che tipo di collaborazione sarà portata avanti? Allora, all'inizio di questa avventura abbiamo avuto con Cosimo Sibilia un incontro nella sede del CONI a Napoli con le federazioni sportive, in cui le schede relativamente all'utilizzo degli impianti, secondo la normativa tecnica prevista dalle singole federazioni, sono state prodotte dalle federazioni sportive. Collaborazione massima, non appena partiremo, e partiremo da subito, dal 1° settembre, il direttore generale prenderà possesso della sua carica e quindi cominceremo a lavorare su queste schede con approfondimenti. Ci saranno incontri con Cosimo Sibilia, con il CONI, con le federazioni, con tutti quelli che sono i soggetti artefici delle attività sportive della regione e quindi del valore nazionale. Ecco, intanto dal punto di vista politico, come le sa, non sono mancate le polemiche, soprattutto dopo l'ultima nomina, qualche esponente dell'opposizione ha parlato di salernocentrismo rispetto a questa strategia del Presidente De Luca, però non tenendo presente che Basile, come diceva lei, è di Avellino, anche se poi ha lavorato nell'Università di Salerno. Rispetto a queste polemiche politiche, lei che idea si è fatto? Ma io credo che le polemiche nascono quando non c'è conoscenza sufficiente delle procedure. Intanto mi permetto di dire che la nomina del Presidente è nomina su un curriculum, mentre la nomina di Basile è un concorso pubblico che è stato formulato e Basile si è presentato e si è confrontato con altri 13 concorrenti che avevano secondo loro i titoli per poter avere quella funzione prevista dallo statuto dell'agenzia. Quindi e Basile ha conquistato un ruolo per quello che ha fatto nella sua storia, non ha nulla di Napoli, di Salernitano. Perché se poi aver lavorato nell'Università di Salerno significa essere diventato salernitano, vabbè, allora tutti i professori di Salerno sono salernitani, che non è vero, perché ci sono professori che vengono da mezzo mondo, non è pensabile che tutti siano diventati salernitani. Che problema vero è? Ha lavorato bene nell'Università di Salerno, questo gli viene riconosciuto da tutti, gli è stato riconosciuto da una commissione e la giunta regionale e quindi il Presidente De Luca non ha potuto che prendere atto che tra i 14 aspiranti, con il bando che è stato fatto pubblicamente, il migliore era Basile. Insomma, polemiche che lasciano il tempo che trovano. Intanto, professore Pasquino, tornando alle Universiadi, la città di Napoli, chiaramente dal punto di vista degli impianti ci sono diversi problemi, strutture spesso abbandonate nel degrado. Il rapporto con De Magistris, che lei ha avuto ed è stato particolarmente efficace, quanto può essere importante appunto per mettere a punto una strategia che possa rilanciare l'impiantistica nella città di Napoli? Io credo che sia De Luca che De Magistris si siano intese sul fatto che il Presidente dell'Agenzia Pasquino può essere un giusto veicolo per supportare quelle che sono le aspirazioni della città e della Regione
De Luca vuole che le università vadano a buon fine in tutti i sensi. De Magistris ha giustamente l'aspirazione che l'impiantistica napoletana possa avere delle risorse che siano di supporto a quella che è la politica dello sport del Comune di Napoli. Uno per tutti. Sul San Paolo il Comune ha già fatto un mutuo per 25 milioni di euro, che le università decidano di fare delle attività nel San Paolo e quindi investano soldi nel San Paolo in sinergia con il Comune mi pare opportuno, e così come sugli altri impianti, quindi dove è possibile fare. Sì, sarà molto importante. È interessante adesso avere da lei una impressione invece su quello che sta accadendo dal punto di vista politico-amministrativo nella città di Napoli. Proprio oggi la notizia di nuovi segnali di crisi all'interno della maggioranza, dei Verdi e dei centristi, l'area politica a cui lei ha fatto riferimento, che chiedono spazio nella giunta. Giunta che però solo due mesi fa De Magistris ha riconfermato nel segno, se vogliamo, della continuità. Rispetto a questi venti di guerra, insomma, lei che cosa ne pensa? Io sono ottimista perché poi conosco l'Ebro che ha fatto delle dichiarazioni che gli vengono riportate al giornale che non è nel suo stile. Cioè l'Ebro è stato per 5 anni nel gruppo che avevamo costituito insieme in Consiglio Comunale in modo molto corretto e molto collaborativo, e credo che lo farà anche per il futuro. Così vale per i Verdi, che hanno avuto un'opportunità e che hanno avuto un successo elettorale, e vale anche per Mundo che può rivendicare una presenza significativa nel gruppo dei Magistris Presidente. Io sono fiducioso che le linee politiche tracciate dal sindaco sia in campagna elettorale sia nella prima costituzione della giunta siano comprese da questi soggetti e sia portata avanti quello che è un progetto che De Magistris ha in testa e che vede nei prossimi anni un impegno di tutti volto al fine di portare avanti una politica di intesa tra le diverse componenti senza nessuna aspirazione di prevaricazione o di far contare i numeri, quanto piuttosto il progetto politico. Intanto lei è stato presidente del Consiglio Comunale di Napoli nel primo mandato del sindaco De Magistris. Per lei che esperienza è stata, insomma, anche dal punto di vista sotto il profilo umano, se vogliamo? Molto bella, un'esperienza che ha visto un rapporto importante con il sindaco ma anche con il Consiglio. Abbiamo lavorato bene e abbiamo contribuito a rappresentare alla città quelle che erano le difficoltà di una precedente fase di amministrazione non governata, ma di amministrazione carente, che poi De Magistris ha dovuto recuperare e che ha bisogno di questi altri 5 anni in sintonia tra Consiglio, amministrazione e sindaco per poter portare avanti il progetto che era nella testa del sindaco e che è stato per 5 anni anche nella mia testa. Ecco, perché secondo lei Napoli ha scelto la continuità? Perché non ha creduto alle proposte che arrivavano dalle opposizioni, dall'alternativa del PD, dal centrodestra poi nel ballottaggio alla fine? Perché è stato premiato il sindaco uscente secondo lei? Ma perché diciamo che la città ha riconosciuto a De Magistris un impegno continuo, costante, entusiasmante rispetto ai problemi della città, un'autonomia rispetto al governo nazionale dovuta al fatto che talvolta il governo nazionale ha logiche diverse da quelle dell'interesse della città, una disponibilità piena e totale verso i cittadini, e questo è stato importante e significativo. D'altra parte il progetto De Magistris, dopo le prime attività svolte nel primo quinquennio, quando si è sviluppato un progetto decennale, come deve essere il progetto di un candidato sindaco, si è dimostrato come un progetto positivo, un progetto che ha un futuro, un progetto che guarda alla città, chiarendo ai privati che bisogna essere disponibili ad investire non soltanto
a depredare la città. Senta, ma condivide la nuova linea scelta dal sindaco, la linea del dialogo, soprattutto nel rapporto con governo e regione Campania, anche se soprattutto dal premier Renzi non sono ancora arrivati evidentemente i segnali auspicati soprattutto dal primo cittadino? Ma io posso dire di essermi prodigato da subito per fare in modo che ci fosse un dialogo tra il sindaco e il presidente della regione, perché si potesse uscire dall'incomprensione sul discorso di Bagnoli. De Magistris c'ha ragione su tutto il problema di Bagnoli ed è necessario che con garbo capisca anche Renzi, al di là di quelle che sono posizioni nominalistiche, che con la città e per la città bisogna fare qualche sacrificio in termini non soltanto economici, come è stato fatto, ma anche in termini di disponibilità per chiudere il rapporto tra i cittadini di Bagnoli, che hanno mostrato di gradire la politica di De Magistris, e il governo centrale, senza sentirsi espropriati del potere di decisione sulla destinazione futura delle aree che saranno bonificate e per le quali sicuramente la bonifica può avvenire con il commissario, con Anastasi. Ecco, al di là di Bagnoli, che sicuramente è una priorità per l'amministrazione comunale di Napoli, secondo lei per la città qual è la vera sfida che attende in questo secondo mandato la Giunta De Magistris? Io credo che c'è il problema di Scampia, abbiamo visto ieri che c'è stata la delibera sull'abbattimento delle tre vele e quindi il risanamento di Scampia, gli investimenti che devono essere avviati su Napoli Est, quindi non soltanto Napoli Ovest ma Napoli Est, il rilancio della società Sirena, della partecipata Sirena, che serve per aiutare i privati a recuperare nel centro storico la fatiscenza e le necessarie manutenzioni straordinarie nei palazzi di proprietà pubblica e privata, e ovviamente il porto che è una struttura che deve essere in sinergia con la città, altrimenti rischiamo, come sta succedendo in questi giorni, che il porto diventa avulso dal territorio e noi in città abbiamo gli intasamenti sulla via Marina dove si stanno facendo i lavori perché non c'è stata data la possibilità, o almeno sembra non ci sia la possibilità, di deviare una parte del traffico sul porto per quei 2 o 3 mesi che è necessario per evitare che continui quotidianamente quell'intasamento, sì, sulle vie marittime. Quel caos che si è già registrato purtroppo. Intanto, Presidente Pasquino, lei dal punto di vista politico è stato sempre considerato molto vicino al Presidente Ciriaco De Mita. Perché negli ultimi tempi è parso allontanarsi soprattutto da quelli che sono i partiti tradizionali del centro, penso ad esempio all'UDC? Ma vede, in occasione delle elezioni del 2013 c'è stata una diversa visione tra la visione di Casini e la visione che avevamo noi napoletani, cioè non è stata data l'opportunità al partito napoletano di essere presente in quella che avrebbe dovuto essere una presenza significativa nelle liste al Senato e alla Camera, e quindi questo ha determinato una frattura, perché la politica fatta a livello nazionale, come poi si è dimostrato la spaccatura, l'attuale inesistenza di un partito, e quindi una situazione veramente molto critica. Con De Mita non si è più sentito? Beh, noi quando ci incontriamo c'è molta cordialità tra di noi, non ci sono state occasioni, ma se ci dovessero essere un po' che far piacere. Ecco Presidente, andiamo invece adesso al suo incarico che sta portando avanti nella città di Salerno come commissario straordinario dell'azienda dei trasporti, il CSTP, situazione molto difficile, qual è la prospettiva per questa azienda, quali sono stati soprattutto i risultati raggiunti dal suo impegno come commissario? Beh, diciamo che il Ministero ha approvato la gara che abbiamo fatto e per la quale c'è stata l'offerta di Bus Italia, quindi una società partecipata delle Ferrovie dello Stato, per acquisire per un costo importante, 5.900.000 euro, la società, e quindi dare alla società una prospettiva al di là di quelle che sono state in questi 2 anni e mezzo di lavoro,
dei risultati che sono serviti a mettere in pareggio il bilancio, ma c'era una necessità di guardare al futuro, e il futuro è nelle prospettive di questa società che è nata, Bus Italia Campania, che nasce sul presupposto di potenziare il trasporto su gomma, il trasporto pubblico locale su gomma, in quelle prospettive di sviluppo che le Ferrovie dello Stato hanno rispetto alle realtà significative nelle regioni. Partiamo da una ipotesi che era quella delle ferrovie che non avevano alcuna intenzione di interessarsi della regione Campania. Oggi invece una delle linee guida delle ferrovie è quella di puntare sulla regione Campania e puntare in particolare sul territorio di Salerno, che quindi diventa strategico rispetto anche alla linea su gomma di Benevento e di Avellino, per cui poi la cosa può diventare interessante anche per le linee su gomma della città di Napoli. Certo, settore dei trasporti che naturalmente è una delle priorità per il governatore De Luca, che ha trovato una situazione, diciamo, tra virgolette, disastrosa, soprattutto per quanto riguarda alcune aziende regionali. Secondo lei il Presidente, appunto la Giunta regionale, che ruolo dovrà avere per rilanciare il settore dei trasporti, soprattutto per garantire da una parte il servizio ai cittadini, evitando quindi gli ulteriori tagli delle corse, e dall'altra i livelli occupazionali di quanti sono impegnati in queste aziende? Ma io credo che la Giunta regionale De Luca e il collaboratore di De Luca, Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, stiano lavorando molto bene, stanno entrando nel merito dei problemi, lo fanno con passione e con competenza e i risultati si stanno vedendo. Il fatto che i lavoratori del trasporto dell'EABBUS, che era fallita, abbiano potuto incassare il TFR di quelli che sono andati in pensione, è una dimostrazione della sensibilità con la quale la Giunta regionale ha trattato i problemi e rispetto ai quali problemi non ci si è burocratizzati al punto da dire non è possibile farlo perché ce lo impedisce la concezione della legge, che non dà la possibilità di intervenire nel caso di fallimento, eccetera. Però, e quindi in questo senso io credo che continuando sul modello Cascone De Luca sui trasporti si potranno ottenere grossi risultati positivi. Ecco, un anno dalla elezione del Presidente De Luca, qual è secondo lei il significato di questa svolta? Insomma, quali sono stati soprattutto i risultati più importanti che a livello regionale sono stati raggiunti dall'ex sindaco di Salerno, che ha ricevuto chiaramente un'eredità molto pesante dalla precedente amministrazione? Beh, è stato 5 anni di fermo amministrativo, qual è stata a mio giudizio, e ovviamente do un giudizio personale, lo dico rispetto anche al problema della sanità, in quanto rettore dell'università, la facoltà di medicina che noi volemmo fosse appoggiata sul Ruggi d'Aragona, chiaramente nel momento in cui la sanità era ferma ne abbiamo risentito, ne abbiamo pagato le conseguenze. Oggi De Luca ha messo in moto i meccanismi per cui ha cambiato i dirigenti, non ha fatto uno spoil system, ma ha cambiato e ha nominato i dirigenti, quelli che erano scaduti, quelli che erano commissariati, cioè ha fatto, almeno da cittadino vedo, un intervento complessivo che serve a far vedere come i problemi sono all'attenzione del Presidente della Regione. Sconta ovviamente anche lui una presenza di commissari non graditi, ma non graditi non perché antipatici, ma perché hanno una logica diversa. Il commissariamento nazionale serve ad imporre regole che non sono accettate dai cittadini, e quando le cose non sono accettate, non sono condivise, i risultati non sono quelli sperati. Cioè, si pensa di risparmiare, ma non è su quello che si risparmia, si deve risparmiare sul fatto che i cittadini siano convinti che è nel loro interesse arrivare ad avere una sanità che funzioni e che non sprechi. De Luca su tutti i problemi ha accelerato e ha messo una marcia in più. Parlavamo prima delle università, se non ci fosse stato l'entusiasmo di De Luca,
le altre sinergie, quella dell'università e quella delle accusi, non sarebbero state sufficienti. Poi se pensiamo ai problemi che al di là della sanità sono stati oggetto dell'interesse di De Luca, i trasporti, De Luca non è rimasto fermo, non si piange addosso, non pensa a tutte le critiche da fare alla passata amministrazione, io credo che le passate amministrazioni abbiano delle responsabilità e quindi in questo senso bisognava andare avanti e lui sta andando avanti. Ecco, lei è un uomo di cultura, tornando al suo incarico alla guida di questa agenzia per le Universiadi del 2019, come sa si sta chiudendo una stagione estremamente felice per la Campania per quanto riguarda il boom turistico sia nei siti archeologici che nei siti di cultura, i musei, i luoghi d'arte. Come si può conciliare appunto lo sviluppo che ci sarà per le Universiadi con questa nuova ripresa del settore della cultura che sta dimostrando di poter fare economia nella nostra regione? Noi pensiamo in questi anni che ci sono davanti non soltanto agli interventi sulla ristrutturazione degli impianti sportivi o in quelli che sono le esigenze dei luoghi dove fare le manifestazioni sportive, ma noi pensiamo a manifestazioni culturali, turistiche e sportive, e quindi con ricaduta economica a livello nazionale con riferimento a queste università del 2019 a Napoli. Napoli in regione Campania, quindi impegni su tutti i fronti, in particolare l'arte e la cultura dovranno essere di supporto a quella che è l'aspirazione, che poi alla base delle università del 2019, l'aspirazione di far venire in Campania e fare in modo che la Campania sia visibile a livello internazionale in occasione delle università per mostrare quelle che sono i valori importanti di cultura, di arte, di luoghi, certo. di attività che sono proprie di una regione. Se pensiamo soltanto all'enogastronomia, pensiamo anche a valori che sono propri di una regione che è abbastanza avanti nel panorama internazionale. Certo, speriamo bene, speriamo che questa sia davvero una grande occasione da non perdere per Napoli e per la Campania. Speriamo. Grazie professore Pasquini per questa intervista, naturalmente in bocca al lupo per il suo lavoro alla guida di questa agenzia regionale per le Universiadi, grazie naturalmente in regia a Mario Ferdinandi, a voi che ci avete seguito, buon proseguimento con i programmi di 8 Channel, arrivederci. Qual è il...